Una buonissima serata a tutti voi, ben ritrovati. Sono le 19, il momento è davvero, insomma, di chiudere con tutti gli impegni della giornata, di rilassarsi, di accomodarsi, insomma, sul divano davanti ai fornelli, non so cosa stiate facendo in questo momento, è il momento di Angoli. Quindi benvenuti, prima di iniziare la nostra serata insieme vi ricordo come sempre che potete restare costantemente in contatto con la nostra redazione, basta inviare una mail, l'indirizzo lo sapete benissimo, ma ve lo ricordo ed è angoli@espansionetv.it. Iniziamo questo appuntamento insieme parlando di musica, ma non banalmente, perché c'è un amico carissimo che torna, che fa delle cose straordinarie e che ha sempre voglia di venire a raccontarle qui. Ed è un piacere ritrovare Alessandro Martire. Ciao Ale. Ciao. Ale addirittura, insomma, Alessandro. Ciao. Comunque, grazie davvero perché grazie, tu sei in un turbinio di impegni e di cose meravigliose. Stai facendo davvero un percorso bellissimo che ti porta a crescere professionalmente sempre di più e quando hai qualche giorno, insomma, e torni a Como, riusciamo a portarti qui per e sapere. Ci vuole anche tornare a casa ogni tanto. Ti manca ogni tanto, visto certo, che giri il mondo. Certo, ogni tanto manca la propria casa, manca la propria città, dove appunto si è nati, quindi manca Como. E quando torni, appunto, la famiglia, gli amici, cosa ti dicono? Ma com'è andata? E poi soprattutto chiedono com'è quel paese, com'è quel posto, le persone, le abitudini. Io ho sempre tantissime cose da raccontare quando torno. E allora partiamo proprio da qui. Sì. Quali sono gli ultimi paesi che hai visitato e dove hai regalato la tua musica? Ma sono stato in Vietnam, in Giappone, in Russia, in Polonia, sempre a portare il mio secondo album, Flames of Joy. E sono state esperienze totalmente diverse, ma accomunano la grande energia e la grande voglia di ascoltare musica, ma allo stesso tempo anche per me di far sentire la mia anima, la mia grande voglia e la mia passione. Tu costruisci, Alessandro, noi lo sappiamo bene, tutta la tua musica, il tuo lavoro, il tuo repertorio, questo ultimo lavoro, appunto Flame of Joy, che conosciamo bene, sulla tua preponderante formazione classica, però non disdegni comunque di abbracciare le esperienze che di volta in volta ti si offrono. E quindi davvero la tua è una musica che è adatta comunque ad un pubblico tutto molto ampio e soprattutto all'estero, stiamo anche vedendo delle immagini, tu hai un'accoglienza straordinaria, soprattutto se non ricordo male, anche da parte dei giovanissimi. Che giovanissimi come te forse hanno una maggiore formazione, preparazione, conoscenza e amore anche nei confronti della musica classica. Sì, esatto, è un genere mio che, come hai detto tu giustamente, va a coprire tantissime persone, dai giovanissimi anche a persone adulte, quindi i concerti si trovano tantissime generazioni completamente diverse e la cosa meravigliosa è anche, come appunto stiamo vedendo queste immagini, è collaborare anche con musicisti di culture completamente diverse e quindi questo aiuta a me, mi arricchisce appunto dal punto di vista creativo, perché la creatività è un qualcosa di magico che non si spiega, ma credo proprio che da queste esperienze nasca quella magia che poi cerco di trasportare nelle composizioni. E com'è il confronto, nel senso, voglio capire qual è insomma l'onda sulla quale vi confrontate e interagite. Tu parli ovviamente molto bene l'inglese, quindi girare il mondo per te non è un problema, ma nel momento in cui ti interfacci con tutti questi artisti che provengono comunque da tutto il mondo e sicuramente c'è la possibilità attraverso l'inglese comunque di conversare, di costruire un percorso comune, ma qual è invece l'elemento fondamentale che vi accomuna, attraverso il quale insomma tutte le conversazioni diventano universali e vi capita al volo? Ma la musica, ovviamente la musica, le partiture quando arrivano, insomma, tutti i musicisti, al conductor, al direttore d'orchestra, quella è la magia che già dalle prove, appena arrivi, ti spieghi, ma stiamo parlando già la stessa lingua, e quello onestamente ogni volta mi stupisco ogni volta, anche se ormai è diventata quasi un'abitudine, però è incredibile come
la musica, veramente il linguaggio della musica sia universale. Quindi è una prova, insomma, sì, nessuno sì, lo sì. può contraddire, la musica questo davvero unisce tutti, è universale e a qualunque latitudine tutti sono in grado di interagire con la musica. Sì. Torniamo ai paesi che hai visitato, come dicevi, appunto anche le immagini che stiamo vedendo, se non sbaglio, riguardano un live in Vietnam, sì, è corretto? Ho Ho Chi Minh City. Esatto. Com'è stato l'approccio con questo palco e le emozioni che ti sei portato a casa? Ma questo concerto in particolare era rivolto per la salvaguardia dell'ambiente in un paese che soffre ovviamente molto dei problemi di inquinamento, e quindi è stato un concerto intitolato La vita, che è anche un titolo di una mia composizione, proprio perché la mia musica ha voluto dare così un messaggio positivo al difendere la vita e le cose belle della vita. Quindi mantenere l'ambiente pulito, l'ambiente, diciamo, aver rispetto di quello che circonda la nostra terra, è bello come la musica abbia un minimo contribuito a questo. E quindi ho visto che anche dopo il concerto si è parlato, insomma, di questo argomento. Ed è bello essere, mi sono portato un bel ricordo, comunque aver contribuito al di là della promozione della musica anche un qualcosa di concreto ed effettivo per il che territorio. Che succede, insomma, che sì, è successo, sì, esatto, e che ti porti a casa con esatto. grande orgoglio. Ma le cose che ti succedono, che ti accadono, stanno in Vietnam, come abbiamo visto da questo bellissimo live. Ma guarda un po', anche dall'altra parte del mondo, in una realtà completamente differente, dove ci sono altri modi di vivere, di interagire, di comportarsi, forse anche di interpretare la musica, sto parlando di New York, sì, già lo sapevi, insomma anche lì è successo qualche cosa di veramente interessante, forse anche di inaspettato. Molto inaspettato. Molto inaspettato. Molto inaspettato. Ma cosa ti è accaduto? Ma è arrivata la mia musica la vicepresidente della Sony Mondo. Sony che, Mondo, che anche, cioè ve lo dico, Sony Mondo. Che è anche il proprietario di Ultra, che è una famosa publishing label, soprattutto nel mondo della musica elettronica. Però lui è anche un grande, diciamo così, sperimenta molto anche altre cose. Ed è rimasto fortunatamente catturato dalle, affascinato, diciamo il vero, sì, quello che è accaduto, perché tra l'altro io ho letto, se ho ben compreso, che non è facile che lui abbia questo immediato trasporto nei confronti delle, sì, insomma, sì, delle proposte che gli arrivano, della musica che gli arriva. Immaginiamo che, insomma, un personaggio come lui arrivano davvero tantissimi provini, tantissime persone, artisti cercano di entrare in contatto e di piacergli in qualche modo, hanno questa aspettativa. E lui non è mai così immediato nell'innamorarsi di qualcosa, tranne che con te. Ma è successo un qualcosa che volevo tanto e, insomma, paradossalmente in un genere completamente opposto al mio, però è proprio questo, nel senso che questo genere non è neanche un genere ben definito, è una musica e deve piacere. Per questo ti dicevo, quindi, tu hai questa grandissima preparazione classica che di fatto è la base, certo, proprio per comunque costruire questi progetti così importanti, ma la tua apertura è tale e tanta da aver saputo accogliere anche gli input che girando il altri mondo mondi, anche altri ti generi sono arrivati. Perché io non dimentico 2 anni fa, forse, sì, quando tu hai presentato Flames, insomma, eravamo a Stresa, se non a sbaglio. Stresa. Da lì guarda quanta strada, quante cose belle, certo, sono accadute. Serve tempo, la musica meritate, ha bisogno di... Però guardando, insomma, uno dice già così giovane dei risultati. E questo in particolare con questo grandissimo personaggio. Quindi tu come, insomma, che il tuo primo pensiero qual è stato di fronte a questa occasione? Lui mi ha chiamato a New York, l'ho conosciuto, ho conosciuto tutto il team di Ultra, insomma, trovarmi in quegli uffici dove si producono da Kygo a Eminem, mi sono trovato, ero completamente spaesato, anche perché era un completamente nuovo per loro, quindi loro era anche vista anche come sfida questa, da un certo punto una di vista. Una novità anche sotto il punto di vista probabilmente commerciale del mercato, sì, un approccio, sì, un tentativo di portare qualcosa di nuovo nella, esatto, sua tradizione, ma nella sua forza, perché di fatto, come abbiamo detto, la musica classica è la base. Esatto, esatto. Quindi alla fine... E quindi speriamo di... Adesso stiamo lavorando al nuovo album, che non vedo l'ora che esca, perché il nuovo album per gli artisti l'unico mezzo per comunicare sono,
sono gli album e la musica, quindi non vedo l'ora di uscire, ma serve un po' di tempo perché è normale. In un progetto comunque internazionale serve un po' di tempo. Quindi questo ragazzo comasco insomma farà molta strada, speriamo tu possa avere ancora il tempo di venire qui ad Angoli a raccontarci volentieri. Qualche cosa, perché insomma noi ti amiamo, non puoi dimenticarci perché vai a New York e diventi famosissimo. Abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, un paio di minuti, e tu che sei davvero un grande musicista, un ragazzo giovane, ma come ti ho detto prima di iniziare la nostra chiacchierata, davvero pulito, davvero limpido, un ragazzo che merita tutto il successo possibile, lo dimostri anche nella tua condivisione con un'associazione. Parliamone brevemente perché stiamo quasi per salutarci, quindi un minuto a disposizione. Sì, Infinity Sound è un'associazione che condivido con tantissimi ragazzi, è un'associazione di San Fermo della Battaglia, quindi di Como, e il prossimo 2-3 giugno faremo un'iniziativa molto bella dove coinvolgeremo i ragazzi a suonare insieme ai ragazzi disabili di alcune associazioni. E in più, insomma, la condivisione di musica e sport, che sono le mie due grandi passioni, per una causa nobile. Quindi, infatti, daremo anche parte del ricavato per l'acquisto di una carrozzina per i ragazzi del tennis in carrozzina. Quindi, comunque, i nostri progetti, ormai questo è il quarto anno di Infinity Sound. E appena appunto noi riusciamo, noi ragazzi comunque dai 20 ai 30 anni ci riuniamo, facciamo delle cose molto molto belle e importanti anche per il nostro territorio. Insomma, davvero Alessandro, sei un ragazzo perfetto. Io non so se sei fidanzato, ricordo di sì e continui ad esserlo, quindi anche insomma perfetto sotto questo punto di vista, e credo che ogni mamma vorrebbe che la propria figlia si fidanzasse con un ragazzo perfetto come te, un musicista e tutto quanto. Detto questo, io come sempre ti faccio in bocca al lupo per tutti questi progetti. Oggi ce ne hai raccontati tantissimi ed importanti. So che ci saranno però anche delle date durante l'estate. L'estate qua sempre appunto a Como, in provincia, comunque seguitemi. Quindi c'è una pagina tua sulla quale possiamo trovare tutto. Ormai Instagram, Facebook. E lì c'è tutto, quindi ti possiamo seguire. Certo. Io auspico davvero il meglio per te e che tu possa trovare un minutino per venire qui ad Angoli a raccontarci tutto. Grazie ad Alessandro Martire, grazie davvero. E grazie anche a voi, ma rimanete lì perché tra pochissimo Angoli torna. Fermi.